dell'idea che stavano lavorando a questo gioco ero estasiato, perché ho visto le pubblicità, gli artwork per la realizzazione, la colonna sonora che stavano facendo, anche addirittura il trailer di lancio fatto con attori veri, e pensavo, cacchio, sarebbe una figata pazzesca! Ma invece, quando è arrivato nei negozi, mi resi conto che era un'emerita presa per il culo! Infatti, questo gioco è stato considerato come una di quelle promesse tanto attese, ma messe fatte male. Il terzo episodio di Driver, sentite che delusione! Allora, vi ricordate la saga di Driver? Io ho adorato alla follia il primo episodio, anche il secondo, anche se c'ha problemi di grafica, poi è lento nei caricamenti, poi ha anche addirittura una storia che non sta né in cielo né in terra. Beh, i titoli di coda del gioco ci dicevano che stava per arrivare un terzo capitolo, ed è vero. Questo che vedremo è il terzo capitolo, Drive 3R, o se volete chiamatelo Driver 3. La storia è questa. Comincia con John Tanner che è un agente sotto copertura che abbiamo visto nei primi due episodi. E purtroppo è successo che lui è morto. Come mai? Ci viene raccontato attraverso un lungo flashback e ci spiegherà come mai è arrivato in quel momento a Istanbul. Ma vediamo invece da vicino la grafica. La versione che vi faccio vedere è quella per PlayStation 2 che è quella che mi è capitata. Bisogna dire che graficamente il gioco non è male perché abbiamo le ambientazioni che sono le città vere di Miami, Nizza, Istanbul, ben riprodotte fin nei più piccoli dettagli. Certo c'è in qualche momento in cui le texture non sono perfette, ma ho visto che sono proprio ben realizzate. E a volte sono ben realizzati anche gli effetti atmosferici, proprio molto suggestivi e reali. Una cosa che fa alzare un po' la qualità del gioco sul lato grafico, poi anche le autovetture. Se le vedete, non sono automobili su licenza perché non avevano tempo per usare delle auto vere, però ho notato che sono molto simili ad automobili reali. Si passa da auto muscle car americane, auto un po' più europee, super sportive, più occidentali e anche addirittura automobili più orientali. Insomma, auto per tutti i gusti, non ne manca neanche una. Poi anche gli esseri umani che sono ben realizzati, fortuna tutti sono un po' diversi l'un dall'altro. Per quanto riguarda l'audio, abbiamo tanti effetti sonori che ho notato che non sostonano per niente. Poi sentite i rombi di motore delle automobili e delle barche. Sono praticamente di mezzi reali, anche se sono di fantasia, quelli riprodotti qua. Hanno preso quelli di veri veicoli che esistono per davvero in tutto il mondo. Però abbiamo anche una colonna sonora composta solo da 14 brani, è vero, però sono tutti brani che spaziano dal pop, hip hop, e anche il rock è particolare, sono tutti di artisti che esistono per davvero, ma sicuramente qui da noi non li abbiamo mai sentiti nominare. Poi è presente anche un doppiaggio in lingua italiana che non è niente male, ben sincronizzato e adatto soprattutto quando sentiamo le cutscene. Ed eccoci alla giocabilità. Driver 3, cos'è? Se vi ricordate, i primi due giochi erano dei giochi d'azione e basta, ma questo è diventato più un gioco d'azione simulatore di guida, perché in questo gioco noi siamo Tanner, dobbiamo semplicemente risolvere la storia seguendo appunto gli obiettivi che ci vengono proposti, proprio come nei due precedenti episodi, non dobbiamo fare nessun errore se vogliamo portare a termine una missione. E dobbiamo fermare Kalita e la nostra vecchia conoscenza Jericho, che sono ladri d'auto che stanno provocando un bel casino.
E il gioco è ambientato, come vi ho già fatto capire, a Miami, Nizza e Istanbul, tre città che sono molto vaste, ben riprodotte. Ma allora c'è qualcosa che non quadra in questo gioco, come avrete già notato fin dall'inizio. La vita in città, perché se notate sono grandi città, voi vi aspettereste grande traffico, tanta gente per le strade? Neanche per sogno, le città sono vuote. C'è poca gente per strada, a piedi e tantomeno in macchina. Poi anche addirittura la situazione in cui mi ci metteremo a guidare, è vero, le nostre auto sono diventate più realistiche da guidare, una loro tenuta di strada, una loro accelerazione e anche addirittura il modo in cui si distruggono sono molto reali, perdono anche pezzi. Però il fatto è che la polizia si comporta in modo talmente scemo che non avete idea. A volte basta semplicemente che ci perdono di vista per 2 secondi e loro non ci trovano più. Però tra l'altro hanno anche addirittura le auto più veloci delle nostre. Quando ad esempio noi andremo con una supercar, loro vanno più veloci di una Ferrari. Ma che cacchio! Poi anche addirittura le sezioni di gioco a piedi. Uno pensa siano fantastiche come quelle di GTA, ma neanche per sogno, perché i movimenti dei nostri personaggi a piedi sono talmente legnosi, brutti e mal calibrati. Anche addirittura con le armi da fuoco, che vi viene da dormire. Infatti, le sezioni alla guida di veicoli sono le parti meglio realizzate, però avrei voluto che implementassero meglio la giocabilità e anche la storia, perché era fantastica. Poi, tra l'altro, sto gioco era stato anche addirittura accompagnato da un filmato che si chiama Run the Gauntlet, che è anche prelevabile su internet, che mostrava che questo gioco poteva essere fantastico. Peccato soltanto che la colpa non è della Reflections, ma di quella bastarda di Atari, che aveva una certa fretta e hanno detto di pubblicare in fretta e furia il gioco, gli mancava poco per essere terminato. Ma se gli davano il tempo di finirlo, forse veniva fuori un gioco che poteva essere una vanilla alternativa a GTA. Peccato. Quindi il mio consiglio è di evitarlo in tutte le sue versioni. Per PlayStation 2 c'è anche una versione per Windows che aggiunge sì un paio di missioni nuove, ma non è niente di straordinario. Poi c'è anche per Xbox, per telefono cellulare e Game Boy Advance che fanno cagare. Ci vediamo domani. Ciao.